Ora si registrerà la conferenza. Bene, buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo ottavo webinar PMI Smart Desk. Oggi il tema riguarda prevalentemente le imprese agricole, quindi abbiamo il piacere di avere come ospiti il direttore della Coldiretti di Pordenone, Antonio Bertolla. E poi avremo il piacere di toccare con mano, di sentire un'esperienza diretta di un'azienda, quella di Cesare Bertoia, che si è distinta, diciamo, nel territorio per un processo innovativo. Do la parola per un breve saluto all'assessore Guglielmina Cucci, l'assessore alle politiche europee del Comune di Pordenone. Buonasera a tutti. Con l'incontro odierno affrontiamo un tema ancora diverso rispetto a quelli precedentemente trattati e quindi completiamo la visione a 360 gradi della ripartenza, andando a toccare anche il comparto agricolo di primaria importanza anche per il nostro territorio. Come per le imprese manifatturiere e la cultura, affronteremo il tema alla luce dei fondi europei dedicati al settore, con particolare riferimento alla nuova programmazione 2021-2027 e soprattutto alla nuova programmazione del PSR, strumento fondamentale per tutti coloro che lavorano e operano appunto nell'ambito dell'agricoltura. Ovviamente ringrazio i relatori, in particolare il dottor Bertolla di Coldiretti, che, come ci ha anche appena anticipato, ci aiuterà ad avere uno sguardo sull'intero sistema agricolo e soprattutto sui finanziamenti ad esso dedicati. Ovviamente non posso non ringraziare l'azienda Bertoia che ci porterà l'esperienza diretta di chi ogni giorno affronta la difficile sfida del mondo agricolo. Uno spunto di riflessione lo lascio ovviamente a quelli che partecipano e che vorranno intervenire, e proprio anche, ovvero anche su ciò che il comparto agricolo rappresenta e che cos'è in realtà, come sia parte di una filiera molto più ampia che tocca ovviamente più settori, in modo particolare un settore nel quale mi sono particolarmente impegnata, che è proprio il turismo, l'enogastronomia e anche l'industria di trasformazione. Ritengo, soprattutto in questo settore, ma in modo molto più ampio, a 360 gradi, e lo ribadisco, ritengo imprescindibile. Necessario rapportarsi appunto in un'ottica di sistema. Questa riflessione comunque la lascio a voi, la lascio ai partecipanti, a chi vorrà intervenire e auguro a tutti un buon lavoro e buon incontro. Come ho anticipato, non mi potrò trattenere fino alla fine, di questo mi scuso, ma cercherò di ascoltare quanto più possibile. Buon lavoro ancora a tutti. Grazie Assessore. Diamo la parola al direttore della Coldiretti di Pordenone, dottor Antonio Bertolla. Prego. Buonasera a tutti, ringrazio dell'invito e di questa opportunità al Comune di Pordenone. Quando mi è stato chiesto di fare questo intervento, ho subito cercato di fare un attimino sintesi di tante occasioni di approfondimento, insomma, che per il ruolo che ricopro ultimamente ci stanno bombardando, ma anche per cercare di lasciare qualche cosa di concreto a chi ci ascolta. E quindi l'obiettivo del mio intervento, siccome poi non sono neanche un tecnico, ma per fortuna, perché diciamo così, il piano di sviluppo rurale in questo momento è ancora in alto mare, per cui anche un tecnico avrebbe forse difficoltà, ecco, a raccontarlo. Il mio obiettivo è quello di dare il senso di quello che è il quadro d'insieme nel quale la programmazione prossima dello sviluppo rurale anche della nostra regione si dovrà inserire.
ed è un quadro di insieme veramente molto significativo. L'agricoltura ha già avviato un percorso di trasformazione che sta camminando veramente a passi molto veloci, e questa trasformazione subirà nei prossimi anni un'accelerazione veramente fortissima. Adesso entriamo un attimino nel merito e cerchiamo di capirlo. Condivido con voi alcune slide che così penso e mi auguro siano di aiuto a seguire un attimino il ragionamento. Ecco un attimo solo. Ecco, spero si veda correttamente. Sì, Non si sento vede. altri ritorni, per cui dovrebbe essere tutto a posto. Ecco, l'ho intitolato il PSR tra passato e futuro, perché effettivamente in questo momento siamo totalmente in mezzo al guado. La passata programmazione è terminata nel 2020, dovevamo essere già nel nuovo regime di programmazione. In realtà, il tutto è slittato al 1 gennaio 2023, per cui adesso siamo in una fase di guado che durerà questi 2 anni, in cui una buona parte di bandi avranno così questa sorta di proroga e di prolungamento, con delle risorse anche importanti, per cui la nuova programmazione è ancora in gestazione, e nel frattempo si deve un attimino traghettare anche le aziende agricole sul futuro e anche la programmazione. È una situazione molto anomala. Diciamo che eravamo già abituati al fatto che scadeva un PSR e ancora non era pronto quello di dopo, ma che ci fossero proprio addirittura 2 anni così di sospensione è un evento anomalo. Ecco, a cos'è dovuta questa anomalia? Questa slide probabilmente lo riassume un attimino. Quindi il perché di questo periodo transitorio. Ci sono sempre ingressi di nuovi stati che quindi vanno anche, diciamo così, se vogliamo, a complicare quella che è già la difficile accordo per la spartizione della torta. Le risorse sono importanti, ma c'è soprattutto un fattore che è stato quello della Brexit. E la Gran Bretagna non è certo un paese che era così, diciamo, secondario, e pesa particolarmente nei nuovi accordi la sua assenza. Si è quindi verificata quella che è così. Ho cercato di riassumere come una serie di coincidenze che definiamo pure la tempesta perfetta. Nel 2018 ci sono state le elezioni europee, l'insediamento della nuova commissione è avvenuto nel 2019, nel frattempo è diventata realtà quella che era la Brexit. E quindi si è partiti a cercare gli accordi politici per poi dividere quelli che sono alla fin fine le risorse e adottare i regolamenti. Il tutto deve passare delle dighe importanti, che sono quelle del Consiglio, della Commissione, del Parlamento europeo, ma poi devono essere adottati anche da tutti quelli che sono i governi nazionali. Nel frattempo, poi, succede anche che ci troviamo di fronte a una pandemia, internazionale, e quindi anche alla discussione di quelle che sono le importanti risorse legate alla New Generation e quindi i cosiddetti Recovery Fund. Ho messo questa slide solo no, non per concentrarci sulle cifre, perché potrebbero dire tutto e niente, ma per concentrarci sulla sostanza della partita,
Il tutto è ad oggi ancora bloccato essenzialmente sulla ripartizione delle risorse. Si sta giocando tutto lì, perché su quello che sono gli obiettivi a medio e a lungo termine che dovrà avere la nuova politica agricola comunitaria, all'interno della quale si inseriscono anche i PSR, sostanzialmente è abbastanza delineato. Non si parla solo di cifre, dicevo obiettivi, no, legati alla PAC, e questi sono i nove principali obiettivi che si pone la politica agricola comunitaria. Questi sono obiettivi molto importanti, perché le risorse della politica agricola comunitaria sono una fetta, insomma, che supera il 40% di quello che è il bilancio europeo, per cui risorse molto ingenti, che devono trovare una giustificazione nei confronti di tutto il resto della cittadinanza, e quindi hanno una giustificazione nel momento in cui sono delle risorse erogate anche per raggiungere degli obiettivi che vanno di là, al di là del semplice, diciamo così, sostegno di un comparto. Quindi bisogna agire cercando di raggiungere una garanzia di un reddito equo per le imprese agricole, l'aumento della competitività, un riequilibrio della distribuzione del potere nella filiera alimentare, azioni importanti per il cambiamento climatico. Sappiamo quanto sia, insomma, presente questa esigenza, insieme a quella della tutela dell'ambiente, tutela del paesaggio, della biodiversità, sostegno del ricambio generazionale, la dinamica delle aree rurali e la protezione della qualità dell'alimentazione e della salute. Ricordiamoci bene questi obiettivi, perché poi, quando inizierò a parlare del PSR del futuro, quindi quello dal 2023 in poi, sostanzialmente quelle che sono le possibilità di intervento o di indirizzo che anche come organizzazione di categoria di Coldiretti stiamo facendo all'assessorato, alla regione, sono praticamente tutti legati a questi nove obiettivi della PAC. La regione stessa, nella redazione, insomma, della propria proposta di piano di sviluppo rurale, ha dei paletti molto precisi e stringenti, che sono legati proprio a questi obiettivi europei da raggiungere. Se vogliamo, qui si innescano anche, adesso mi metto anche la casacca un po' da sindacato degli agricoltori di Coldiretti, alcune delle battaglie storiche, se vogliamo, che come organizzazione portiamo avanti, no? Se pensiamo a quello dell'etichettatura obbligatoria, perché poi l'Europa è molto, diciamo così, performante nell'andare a individuare questi obiettivi che vorrei dire potrebbero essere condivisi così, declinati da chiunque, però è altrettanto, incoerente in tante azioni che dopo quotidianamente mette in campo. Cioè, abbiamo la dieta mediterranea che è stata riconosciuta patrimonio dell'UNESCO, ma poi abbiamo una comunità europea che sta spingendo fortemente su un modello di etichettatura obbligatoria, che è quella del Nutri-Score, che va a premiare dei comportamenti alimentari che sono molto distanti da un comportamento alimentare equilibrato. Purtroppo le lobby, ecco, di alcune imprese multinazionali sull'alimentazione sono molto, molto pressanti, e si fa fatica a uscire da questi equilibri. Un altro, diciamo così, risultato che secondo noi dovremmo raggiungere è quello di condizionare questi premi europei a quella che noi chiamiamo la condizionalità sociale, ovvero vincolare la distribuzione dei premi al fatto che vengano rispettate anche delle norme etiche del lavoro, anche perché l'agricoltura italiana è quella
che dà il maggior numero di il maggior valore aggiunto nel lavoro dipendente in agricoltura, e, oltre che il maggior valore aggiunto dell'agricoltura per ettaro coltivato. Quindi un'altra battaglia che si sta cercando di portare avanti è quella di, come dire, riuscire a incrinare quello che è stato storicamente il metodo di distribuzione delle risorse, ovvero quello basato semplicemente sulla superficie. Questo è un metodo che sta molto comodo a tutto, diciamo così, soprattutto al nord Europa, dove le superfici sono molto importanti e il valore aggiunto è molto basso, ma che penalizza fortemente un modello agricolo come quello italiano, dove ancora le aziende medie e piccole sono numerose, con un importante numero di addetti occupati, che quindi creano beneficio, creano socialità, creano economia, però sono penalizzati nei confronti di questi, ecco, altri soggetti che a livello europeo ovviamente hanno tutto l'interesse a basare esclusivamente sulla superficie i premi. In tutto questo si innesca anche quello che è il Green Deal, con gli obiettivi del Green Deal e la progettualità del Farm to Fork. Che cos'è tutto questo? Questo è una progettualità della Commissione europea con una durata di 10 anni che tende a portarci verso un sistema alimentare più equo e rispettoso dell'ambiente. Si pone degli obiettivi importanti che sono garantire una produzione alimentare sostenibile, la sicurezza alimentare, favorire filiere alimentari sostenibili in tutto il loro percorso, quindi dalla lavorazione alla vendita, promuovere il consumo di cibi sostenibili e sostenere la transizione verso abitudini alimentari sane, ridurre lo spreco alimentare e le frodi alimentari lungo la filiera. Sono obiettivi per i quali in Italia siamo effettivamente anche molto più avanti rispetto a tante altre nazioni, dobbiamo dircelo. E sono anche questi obiettivi a cui dobbiamo tendere e di cui deve tener conto la PAC e anche chiaramente i piani di sviluppo rurale. Molto concretamente, legati agli obiettivi della Farm to Fork, qui li possiamo leggere, ci sono dei risultati da raggiungere che sono molto, molto, molto ambiziosi. Quindi una riduzione dell'uso dei pesticidi chimici del 50% entro il 2030, e soprattutto del 50% quelli più pericolosi, la diminuzione dell'utilizzo di concimazione chimica del 50% e del 20% dei fertilizzanti, e la riduzione importante anche qui degli antibiotici negli allevamenti e il potenziamento dell'agricoltura biologica, che effettivamente anche qui vede l'Italia come un paese leader, pur scontrandosi con una concorrenza molto spesso sleale da molti punti di vista. Noi come nazione abbiamo una normativa che adesso ci auguriamo venga velocemente anche approvata nella sua formula, diciamo così, aggiornata, molto molto più stringente sul biologico rispetto anche a paesi europei che ci sono molto vicini. E quando abbiamo un mercato del biologico che, ad esempio, prendendo l'anno 2020 come riferimento, ha mostrato un aumento del 7% negli acquisti, capiamo subito che l'interesse, no, commerciale e di molti diventa importantissimo. Però non possiamo noi essere i più bravi, avere il biologico effettivamente più attento e rispettoso e riuscire a competere poi con derrate alimentari come
cosiddette biologiche che ci arrivano dall'estero e che sono sottoposte a normative molto molto più flessibili, diciamo così, rispetto alle nostre. Questo è un problema effettivamente notevole. Ecco che quindi il piano strategico della PAC, come vedete, raccoglie in sé quelli che sono i pagamenti diretti, quelli che sono i pagamenti dell'OCM e quello che è lo sviluppo rurale. Qui, senza soffermarci in altri particolari, ci tengo più che altro a mettere la vostra attenzione su un particolare, che è quello degli obiettivi e targets, quindi la necessità che viene imposta agli Stati membri e quindi sarà anche ai singoli PSR di avere dei report annuali sui risultati ottenuti. Questo sarà un criterio costantemente da tenere come riferimento. Alla fin fine, ecco, riassumendo, serve del tempo per tradurre accordi politici che sono ancora in alto mare in regolamenti attuativi, per portare poi le scelte nazionali sui pagamenti diretti e sull'adozione del piano di sviluppo nazionale. Quindi si traghetta il tutto dal 2021 al 2023, augurandoci che tutta la trattativa assuma un'accelerazione importante, perché sappiamo quali sono i tempi del pubblico e il 2023 fa presto ad arrivare. Eccoci, adesso penso di essere tornato direttamente, no, in collegamento per quella che è un attimino l'ultima parte, ovvero parliamo proprio di PSR nostro. Allora, piano di sviluppo rurale, quello terminato nel 2020, è stato effettivamente una programmazione lacrime e sangue. Non tanto in quelle che potevano essere gli obiettivi che si volevano raggiungere, che in linea di principio per buona parte sono condivisibili, quanto piuttosto nell'applicazione e nella burocrazia, perché effettivamente dobbiamo dire che abbiamo scontato un difetto, diciamo così, rilevante, determinante. Il piano di sviluppo rurale, al di là degli indirizzi politici, è stato gestito dai funzionari e qui non è una critica nei confronti dei funzionari, no? Ognuno fa il suo lavoro correttamente. Probabilmente sono stati anche costretti a questo. Però quando un bando viene totalmente lasciato in mano ai funzionari, il funzionario ha come principale obiettivo quello di tutelare il suo lavoro, la sua sicurezza e la sicurezza dei suoi collaboratori. E quindi i paletti che sono stati inseriti e la complicazione burocratica era veramente immane. Per cui che cosa succede? I tempi poi del pubblico non seguono i tempi delle imprese. Sicuramente lo confermerà dopo l'amico Cesare Bertoia, insomma, che so che anche lui ha avuto questi passaggi. È uno strumento certamente importantissimo, no? Sono delle risorse importanti, però devono essere date in tempi che siano vicini alla realtà, non dico del tutto aderenti, ma almeno vicini, perché al giorno d'oggi, nel momento in cui un'impresa immagina un investimento, deve essere realizzato in pochi mesi, altrimenti rischiamo che sia realizzato nel momento in cui ho già perso troppo tempo o altri mi hanno già superato abbondantemente. Non è possibile sottostare a questi tempi qua. Questo è il problema principale, al di là della bontà poi degli obiettivi che si voglia raggiungere. Per quello che riguarda la programmazione futura, io vi così illustro alcune osservazioni che come organizzazione di categoria abbiamo rivolto alla Regione Friuli Venezia Giulia e sono legati a quegli obiettivi, 9 obiettivi della PAC che prima vi ho indicato, per cui la Regione ha fatto
tutto il suo lavoro preliminare e poi a fronte di misure o dei fabbisogni che sono già individuati e che sono già, diciamo così, bloccati, ci ha chiesto di dare quello che può essere il nostro contributo. Quindi per quanto riguarda l'incrementare la competitività e la resilienza del sistema agricolo, è chiaro che una delle principali linee di intervento è quello di interventi per il supporto della competitività di prodotto e della costituzione delle filiere. Però attenzione, devono essere delle misure di aiuto con poche regole, ma chiare, che lasciano maggior libertà alle imprese anche per le varianti in corso d'opera. E soprattutto va benissimo il fatto di verifiche della situazione ante e post dell'investimento, ma che non siano vincolanti come erano finora su un business plan iniziale che era tutto basato sulla presentazione di preventivi. Si faceva più fatica a creare, diciamo così, alla fin fine sulla carta tutto un mondo di preventivi di quello che poi è il reale investimento che l'azienda o la filiera deve portare avanti. Un'altra, secondo noi, un altro obiettivo importante che bisogna raggiungere e chiaramente mettendoci delle risorse diventa più facile è quello di favorire l'esistenza di strutture o filiere di secondo grado che abbiano la capacità di sviluppare la commercializzazione. Nel nostro territorio abbiamo già importanti aziende agricole, importanti aziende di trasformazioni, importanti cooperative che però devono mettere insieme le loro capacità e quindi legarsi in formule anche di secondo grado per aggredire i mercati nazionali e internazionali. Una seconda delle priorità è quella di garantire un'adeguata remunerazione dei prodotti e qui torniamo un attimino a quanto già detto. Secondo noi la promozione delle filiere va condizionata alle reali capacità poi del soggetto proponente di tradurle di tradurre la promozione in reale attività commerciale. Abbiamo visto alcuni progetti dove, diciamo così, la promozione poi non ha dato quello che era il risultato, era più, ecco, immagine che non dopo sostanza, la voglio sintetizzare così. Terzo punto, favorire la presenza dei giovani in agricoltura, certamente sì, secondo noi anche va benissimo il fatto di mantenere un tetto massimo dei contributi per poter permettere a più giovani possibile comunque di beneficiare di un'azione di questo tipo qua e secondo noi il tutto deve essere abbinato ad una forte necessità di formazione e di obiettivi molto molto legati a quelli che sono gli obiettivi che ci chiede il Farm to Fork e il New Deal europeo. Perché dico questo? Perché raggiungere obiettivi come quelli indicati di una diminuzione del 50% dell'utilizzo dei fitofarmaci, del benessere animale o della riduzione dell'utilizzo dei medicinali, eccetera, non si fa sulla carta, non si fa con i registri compilati sulla carta, no? E magari altre cose che vengono fatte poi sotto, non si fa in questo modo qua. Se vogliamo in maniera realistica raggiungere questi obiettivi, serve un cambiamento nell'atteggiamento, nella convinzione, nella mentalità di tante imprese agricole. E qui il ricambio generazionale può diventare uno strumento fondamentale. Abbiamo
Per fortuna in agricoltura un mondo di una nuova generazione che ha anche una preparazione molto elevata. Noi vediamo le nuove imprese che vengono aperte o che subentrano, insomma, quelle dei loro padri, sono quasi tutti diplomati, ma molto spesso laureati in agraria o in altre materie, per cui c'è una preparazione importante. Bisogna accompagnarla con questo cambiamento di atteggiamento, ecco, di mentalità. Allora riusciremo più facilmente a raggiungere questi obiettivi che l'Europa ci chiede. Altro punto, incentivare la qualità e valorizzare il legame tra prodotto e territorio. Questo per noi è, diciamo, fondamentale, insomma, sono anche dei cavalli di battaglia, se vogliamo, così portati avanti nel tempo da Coldiretti. Come il chilometro zero, la multifunzionalità delle aziende, no? L'agriturismo, l'agricoltura sociale, eccetera, eccetera. Quindi promuovere questa diversificazione nell'attività aziendale sicuramente va bene. Altro punto, altra priorità è quello di migliorare le performance climatiche e ambientali dei sistemi produttivi. Qui secondo noi va benissimo l'intervento di un maggiore sostegno all'apicoltura, perché sappiamo, insomma, quanto è determinante, soprattutto se abbinata, ecco, alle imprese di indirizzo frutticolo. Va cambiata totalmente quella che è una misura a superficie legata agli interventi sui seminativi, perché quella che avevamo nella passata programmazione sostanzialmente non era attuabile, era totalmente lontana da quella che può essere una sostenibilità anche economica della gestione aziendale. E il tutto, anche quello che è il sostegno all'agricoltura di precisione e quindi agli investimenti verso l'agricoltura, diciamo così, 4.0, deve essere fatto abbinato ad un'attività di formazione e consulenza aziendale costante, perché se no, questo è un tema anche ricorrente che noi poniamo su molte misure, promuovere o dare dei finanziamenti che poi non sono accompagnati da un'assistenza costante, tecnica e di formazione, rischia di essere addirittura controproducente o comunque di vanificare buona parte dell'investimento. Favorire la gestione attiva e sostenibile delle foreste, ecco qua, secondo noi, quello della viabilità forestale è il tema principale alla fin fine. Bisogna avere questi strumenti per fare attività forestale. Valorizzare il ruolo agroecologico del settore primario. Qui sicuramente, diciamo così, come dire, per noi è meno importante, o meglio, vediamo di capirci. Sotto questa priorità, molto spesso ci sono tutte quelle che sono le attività legate a Rete Natura 2000, ZPS, parchi, zone protette, eccetera, che ci mancherebbe altro. Dobbiamo sostenere, difendere, no? E sono un patrimonio anche per l'agricoltura, perché poi il paesaggio, il turismo è molto legato. Però sono dei capitoli che non possono continuare a drenare risorse dall'agricoltura. Qui dobbiamo sostenere queste misure, però è corretto che vengano prese le risorse da quello che è l'area ambiente o da quello che è comunque un'area di beneficio generale, non come adesso dal piano di sviluppo rurale. A noi non sembra molto, molto corretto questo tipo di impostazione. Rafforzare poi il tessuto socio-economico delle aree rurali. Qui in particolare noi ci soffermiamo su quello che è il sostegno agli agricoltori delle zone montane, che è prioritario e fondamentale. Agricoltura in montagna, senza sostegno, ce lo possiamo dire, è impossibile da fare. Agricoltura in montagna senza allevamento e senza multifunzionalità altrettanto non è sostenibile. Riteniamo quindi mantenere un forte sostegno a questo. Qui si innesca anche il discorso legato ai GAL, su cui
c'è da fare una riflessione molto importante, cioè o facciamo un accorpamento e rendiamo funzionali i GAL o è forse meglio toglierli. Attenzione, io parlo qui di una situazione dove, come Pordenone, abbiamo anche la fortuna di avere un GAL Montagna Leader che è veramente il più efficiente ed efficace e che vorrei difendere e tutelare perché sta dando degli ottimi risultati. Però guardando a una visione nazionale, regionale, purtroppo questo non è lo scenario che si sta vedendo. Se poi guardiamo addirittura a livello nazionale, non ci sarebbe nessun dubbio a spazzarli via tutti perché non funzionano. Quindi cerchiamo di prendere quelli che sono gli esempi migliori e che diventino poi riferimento anche per tutti gli altri. Per quello che riguarda poi, ecco, la questione della montagna, secondo noi nella prossima programmazione si deve avere un criterio quasi obbligatorio, ovvero fare una divisione di quelli che sono prima di tutto le risorse fra bandi di montagna e bandi di pianura e poi nei singoli bandi. Cioè non è più diciamo concepibile, visto quelle che sono state le esperienze che abbiamo visto, avere all'interno dello stesso bando aziende di pianura, aziende di montagna, dove le aziende di pianura devono alla fin fine inventarsi cose impossibili per arrivare agli stessi punteggi o viceversa delle aziende di montagna. Sono due agricolture totalmente diverse che devono, è corretto che abbiano dei bandi a sé stanti con delle risorse già suddivise, senza che vengano messi in competizione, ecco, poi fra di loro. Questo era un attimino così alcune delle sollecitazioni che noi abbiamo fatto alla Regione, che non sono certamente esaustive di tutto il ragionamento, perché poi è chiaro che poi quelle che sono anche tutte le misure legate alla vendita diretta, alle filiere, piuttosto che lo sviluppo dell'e-commerce, che abbiamo visto quanto è importante e determinante proprio nel momento in cui è scoppiato il lockdown legato alla pandemia e dove il mondo agricolo scontava un ritardo importante, diciamo così, nella sua capacità di affrontare anche queste metodologie di mercato, eccetera, sono tutti temi che sono importantissimi. Ecco, ho cercato semplicemente di far capire come siamo di fronte a un momento di svolta epocale per l'agricoltura. Epocale perché per le risorse importantissime che arriveranno dai recovery fund, dove l'agricoltura è effettivamente uno dei protagonisti, dove il consumatore, il cittadino, decide ormai le politiche che devono essere portate avanti, perché nel momento in cui le campagne e i consumatori decidono che vogliono carne senza antibiotici, non servono neanche le misure europee, no? Lo decide con quello che è il suo fare la spesa e l'agricoltura ci deve andare per forza, e quindi questo si sta verificando sempre più velocemente. E poi, appunto, questo momento in cui noi riteniamo dobbiamo essere capaci di guidarlo questo cambiamento. Se l'agricoltura lo subisce, se l'agricoltura intendo come organizzazioni, come aziende agricole, ma anche come accompagnamento della politica regionale e nazionale, se lo subiamo, diciamo così che probabilmente butteremo all'aria un grosso, grosso vantaggio che magari possiamo avere nei confronti del resto dell'agricoltura europea. Se siamo capaci di guidarlo, come abbiamo fatto per tanto tempo, e di essere effettivamente protagonisti, secondo me possiamo portare l'agricoltura italiana in quel ruolo di leadership che per i prossimi 10, 20, 30 anni si merita e non glielo toglierà più nessuno. Vi ringrazio per l'attenzione e poi sono qui a disposizione. Grazie direttore per questa illustrazione molto completa di tutto quello che bolle in pentola, diciamo, sia di cosa è stato nel passato, ma anche
quelle che sono le prospettive, diciamo, europee di sviluppo per il prossimo settennato. Lascio la parola a questo punto all'azienda agricola Cesare Bertoia, che ci illustrerà un po' di curiosità e di innovazione che ha portato nella sua azienda. Prego, Cesare. Sì, grazie, buonasera. Beh, innanzitutto un grazie al Comune di Pordenone, all'assessore Cucci, che vedo anche fra l'altro in movimento, per cui ci sta seguendo anche mentre si muove. Grazie per questa opportunità, grazie anche a lei, Anna, perché credo, insomma, intanto è un segnale molto importante, credo, perché un comune, quando dedica uno spazio, il Comune di Pordenone, al mondo agricolo, credo sia, almeno per me, è un orgoglio personale. Insomma, io mi occupo d'agricoltura da sempre e credo che l'agricoltura, magari in tanti anni, non sia, magari negli anni passati, sia stata vista con il ruolo corretto che doveva essere vista. Oggi devo dire che il fatto, insomma, che si svolgano anche queste riunioni per fare informativa su quello che è il nostro settore agricolo, credo sia un qualcosa di molto importante e anche un segnale, come diceva giustamente il direttore Coldiretti, che i tempi stanno cambiando e cambieranno molto velocemente, sono maturi. Io andrei subito a raccontarvi un po' la storia, un po' così, della nostra azienda, che è un'azienda, insomma, che parte un po' da lontano, insomma, perché partiamo dai primi del Novecento. Insomma, ormai io sono la quinta generazione che si occupa di agricoltura. Diciamo innanzitutto che fare agricoltura si fa agricoltura per passione, come tutte le professioni. Si parte dal presupposto di avere una passione per quello che si fa quando ci si alza la mattina e si va a lavorare perché c'è il piacere di fare una determinata professione. Per cui partiamo dai primi del Novecento e cominciamo, insomma, con una piccola azienda che fino agli anni 80, voglio dire 89, così 90, in cui ho terminato gli studi, il papà, i nonni, insomma, era un'azienda che era predominante sul settore cerealicolo e zootecnico con una piccola stalla, e poi devo dire, insomma, che i cambiamenti sono stati evidenti già da quella volta. Insomma, abbiamo cominciato un processo che al tempo, insomma, negli anni 90 non era proprio così semplice. Abbiamo deciso di chiudere l'attività zootecnica, di intraprendere, diciamo, di spostare quello che era il nostro core business nel settore viticolo. E da lì abbiamo cominciato un percorso abbastanza importante nel settore viticolo che, insomma, ci ha portato ad avere una superficie, diciamo, abbastanza rilevante oggi, che ci permette, insomma, per quello che è, diciamo, la nostra azienda. Però devo dire, insomma, che negli anni, come tutte le aziende, come tutte le imprese, bisogna sempre guardare lontano. Un vero imprenditore non ci si deve mai guardare le scarpe, ma bisogna guardare sempre veramente lontano. I tempi sono cambiati velocemente e abbiamo deciso, circa una decina di anni fa, di intraprendere anche un'altra attività, anche a fronte, voglio dire, delle opportunità che venivano date al mondo agricolo, che è quella della multifunzionalità, la legge, diciamo, molto importante, che è stata fatta, fra l'altro anche bisogna dare adito al sistema Coldiretti, che ha creato questa legge, quella della multifunzionalità, che ha permesso alle aziende agricole, anche come la nostra, di intraprendere percorsi diversi, per cui abbiamo creato all'interno dell'asset aziendale, abbiamo creato una produzione di ortaggi, orticoltura, dedicata principalmente alla trasformazione. Per cui siamo andati a mettere innanzitutto in campo una produzione di ortaggi e dall'inizio abbiamo fatto una scelta anche lì, devo dire, non facile, ma devo dire, insomma, oggi con dei risultati soddisfacenti, che è quella di fare una scelta biologica. Produciamo ortaggi in biologico, abbiamo fatto una scelta già quasi 10 anni fa e l'abbiamo fatta con lo spirito non tanto che magari qualcuno fa oggi, perché magari il biologico, non voglio definirlo una moda perché sarebbe sbagliato, diciamo biologico anche perché il mercato sta dando delle risposte positive. Biologico proprio per dare una dimostrazione concreta della sensibilità che il mondo agricolo, ma anche noi come azienda, vogliamo essere vicino a quello che è l'ambiente, perché, insomma, ogni volta noi ci dedichiamo principalmente, noi viviamo di ambiente, perché il nostro lavoro e il settore agricolo, diciamo, tutte le lavorazioni che facciamo ci permettono di creare un reddito. Per cui noi il primo rispetto che dobbiamo avere nei confronti dell'ambiente che ci circonda, che ci permette poi di creare reddito alle nostre imprese. Da qui, dicevo, abbiamo
intrapreso insomma questa produzione orticola a pieno campo, chiaramente non in serra, biologica, e abbiamo cominciato a creare, diciamo, un processo di trasformazione all'interno dell'azienda, un processo di trasformazione con un laboratorio annesso dove, diciamo, viene raccolta la materia prima e nell'arco, diciamo, delle 24-48 ore andiamo a creare le lavorazioni, sia per quanto riguarda il sott'olio, ma anche per quanto riguarda le confetture o le creme vegetali o comunque anche altri prodotti in agrodolce. Da qui abbiamo, diciamo, fatto un ragionamento che è quello di riuscire a mettere in vaso un po', chiamiamoli sapori di una volta, ma insomma creare quello che si, cioè veramente un prodotto che deve essere il più possibile naturale. Infatti non utilizziamo nessun tipo di conservante, se non comunque delle tecniche, diciamo, di conservazione che sono del pH, le acidità, le pastorizzazioni, cioè tecniche, vogliamo, se vogliamo definirle anche meccaniche, ma che non, nei nostri vasi, nei nostri prodotti, non utilizziamo nessun tipo di aroma, nessun tipo di conservante, nessuna E, per cui è importante trasmettere al consumatore quello che effettivamente si sta facendo. Devo dire anche con grande orgoglio che i consumatori in questi anni hanno avuto veramente una grande crescita di esperienza, perché vedo comunque che le persone che si avvicinano al nostro prodotto gratificano, anche perché comunque riconoscono nel prodotto un valore aggiunto dato proprio da questo tipo di attenzione che abbiamo quando andiamo nell'arco della produzione. Per cui abbiamo intrapreso anche questo tipo di percorso per quella che erano le orticole, e devo dire insomma che poi, agganciandoci anche a quello che era il discorso che faceva anche il direttore Diretti su PSR, nel 2017 abbiamo intrapreso praticamente un investimento molto più importante, che è quello di creare proprio anche una multifunzionalità aziendale, perché crediamo insomma che la cosa più importante è quella di riuscire a portare il consumatore in azienda, di far vedere quello che facciamo e di cercare insomma di avvicinarlo sempre di più nella spiegazione di quello che è il nostro lavoro quotidiano. Per cui da lì abbiamo fatto un PSR mirato proprio a, abbiamo rinnovato completamente il laboratorio, tutta l'asse aziendale, creando anche un'area camper, voglio dire, dove andiamo ad ospitare i nostri amici camperisti che vengono anche dall'estero più volte insomma a trovarci, e anche per quel che riguarda, voglio dire, una sala di degustazione da oltre 30 posti. Inoltre abbiamo insomma un parco molto importante che può ospitare, diciamo, centinaia di persone, proprio fatto per avvicinare quello che è il mondo, diciamo, dei consumatori, ma il mondo delle persone che magari vivono al di fuori del nostro mondo agricolo. È stato un modo diverso, stiamo vivendo un modo diverso insomma di affrontare quello che è l'approccio, se vogliamo, al mondo agricolo. Io credo, almeno quello che ho sempre pensato anche da imprenditore, è che l'agricoltura non si deve fermare solo a un processo produttivo. L'agricoltura deve fare qualcosa in più, deve riuscire a far vivere al consumatore, alla gente, insomma, che vive, non vive il nostro mondo, riuscire a far vivere quelle che sono le esperienze e le emozioni che viviamo tutti i giorni, ogni mattina quando ci si alza a vedere il sole che tramonta, che sorge, cioè, e poi alla sera che tramonta. Cioè sono esperienze che vanno, dobbiamo riuscire a fare come mondo agricolo, e anche un salto di qualità nel modo e nel metodo di fare agricoltura. Sono scelte, cioè la vita, le vite degli imprenditori, ma anche delle aziende agricole, è fatta di scelte. Credo che sia conclusa l'epoca delle aziende statiche. L'azienda statica ormai non ha, credo che sia estremamente difficile pensare a un'azienda del 1980 dove si facevano magari solo cereali e comunque si riusciva a creare una forma di reddito. Oggi bisogna che le aziende guardino veramente in maniera a 360 gradi. Devo dire anche che insomma c'è stato un cambio di passo anche al nostro interno, per dire l'attenzione che dicevo prima all'ambiente, sia per quanto riguarda il biologico, ma anche abbiamo un'attenzione importante e la stiamo mantenendo per quanto riguarda tutto il discorso del packaging, cioè l'utilizzo in tutto quello che facciamo di un sistema che deve essere comunque, deve andare verso il riciclo, per cui
sia dal vetro al tutto quello che è il packaging nostro è fatto di cartone, per cui avere un'attenzione importante da questo punto di vista, secondo noi fa la differenza, cioè cercare di non utilizzare nel packaging plastiche, comunque polistiroli o cose che comunque sappiamo benissimo che poi andrebbero a creare impatti ambientali importanti anche per quanto riguarda lo smaltimento. Per cui anche lì è stato fatto un ragionamento da parte nostra di attenzione a questo, da questo punto di vista. Diciamo che nell'ultimo anno, anno e mezzo, credo che la pandemia cioè ci abbia per forza, insomma, messo di fronte a forti criticità in tutto il sistema, perché anche per quel che riguarda il nostro mondo, giustamente il direttore diceva, non eravamo preparati a una chiusura di questo tipo, per cui ha un sistema di promozione verso l'esterno dei prodotti diverso, ha un sistema di vendita diverso, per cui diciamo che il sito, definiamolo così, una volta statico, era un sito che, cioè, lo mettevi lì e la pagina rimaneva lì per i prossimi 5 anni, non ci si accorgeva. Oggi credo che, cioè, la comunicazione, il modo di porsi all'esterno di un'azienda, diventa indispensabile, voglio dire, è fondamentale avere uno strumento via web che sia all'altezza, per cui anche lì abbiamo cercato di costruire un sito che oggi permetta ai nostri clienti, insomma, di avvicinarsi attraverso la nostra azienda, sia per quanto riguarda gli acquisti via web, ma anche per quanto riguarda la semplice prenotazione, se vogliamo definire la prenotazione, cioè uno può prenotare la degustazione in azienda piuciosto che la sosta del camper, cioè c'è una chat dove uno può fare delle domande e noi rispondiamo, cioè abbiamo creato gli strumenti, devo dire che la pandemia, chiaramente, oltre creando dei grandi disagi che sicuramente abbiamo vissuto tutti e anche noi come impresa, però ha fatto sì anche, ci ha spronato diciamo, a usare di più, diciamo, così le idee, mettere in campo delle idee che ci permettano, insomma, di riuscire ad andare all'esterno anche senza andarci fisicamente. Devo dire che i risultati, è chiaro, non è che si vedano a distanza di poco tempo, però sono degli strumenti che abbiamo voluto mettere in campo come azienda, che secondo noi, insomma, diventano essenziali, anche perché, voglio dire, io vedo chi viene in azienda, è indispensabile che riesca a trovarti in maniera molto rapida con Google Maps, per cui devi essere un'azienda che all'interno di Google, nei motori di ricerca, devi essere quotata, insomma, sappiamo benissimo come funziona tutto il meccanismo. Per cui, insomma, abbiamo cercato in questi anni di cercare, insomma, di portare l'azienda, forse classica, se vogliamo, agricola, un po' fuori da quello che è, cioè cercare di guardare veramente con un occhio diverso il fatto di fare agricoltura. Per quel che riguarda noi come azienda, è chiaro che il lavoro rimane quello, nel senso che il nostro principale lavoro è quello agricolo, però è chiaro che ci dobbiamo dedicare anche a tutto quello che è la parte comunicativa e di, diciamo, intrattenimento, se vogliamo, perché anche il Covid ci ha, diciamo, un po' bloccato da questo punto di vista, però già nel mese di luglio avremo, diciamo, un bel po' di eventi che andremo a creare in azienda, finalmente potremo creare questi eventi, insomma, a cui ci teniamo perché vogliamo portare le persone in azienda per farle conoscere, insomma, il nostro ambiente. Devo dire, insomma, che agganciandomi anche un po' a quello che era il ragionamento che faceva il direttore Coldiretti prima sul PSR, ma giusto una considerazione: noi abbiamo fatto il PSR, siamo partiti nel 2017, abbiamo chiuso il PSR nel febbraio 2020. Devo dire che se oggi mi dovessero dire se faccio un altro PSR, direi di no, semplicemente perché è impossibile, i tempi, come dire, cioè è impossibile che un'impresa debba stare 2 anni e mezzo per fare un PSR per attingere le risorse, non ne parliamo poi dell'aspetto burocratico, perché insomma abbiamo decine di docs, di documenti per presentare questa domanda. Credo che dobbiamo assolutamente, se il settore agricolo, io lo dico anche con una grande punta di orgoglio, ha cambiato passo, perché
Insomma, io penso che oggi fare agricoltura vuol dire essere imprenditore a tutti gli effetti, non siamo, diciamo, dobbiamo scrollarci un po' di dosso quello che era l'agricoltura del passato in termini di agricoltura. Insomma, oggi chi fa agricoltura è un imprenditore a tutti gli effetti, credo che anche la pubblica amministrazione si debba, se vuole effettivamente aiutare le imprese agricole a creare un futuro diverso, dobbiamo essere al passo. Cioè, non dico davanti alle imprese, però almeno al fianco, mi aspetterei almeno al fianco e mi auguro, insomma, che nella prossima programmazione, che non so quando avverrà, però speriamo presto, si riesca a dimostrare, insomma, che anche in Italia non viviamo solo di burocrazia, ma viviamo anche di fatti concreti, per cui, insomma, per dare un'opportunità diversa alle imprese. Noi abbiamo fatto questa scelta, insomma, importante. Sono scelte, insomma, che ti portano a fare investimenti importanti, ma credo, insomma, che oggi sia indispensabile andare, sia una strada, non dico già scritta, ma c'è. Quello che dà più soddisfazione, credo che i consumatori ce lo diano tutti i giorni perché riconoscono in noi il lavoro che abbiamo fatto. E credo, insomma, che al di là, insomma, della pandemia che ha creato questo tipo di dissesto, però sono anche convinta, anzi sono ottimista da questo punto di vista, che ne stiamo uscendo, ne usciremo sicuramente anche da questa situazione. Il mondo ripartirà con un occhio diverso, insomma, diverso. Credo che parlare di ambiente non sia più una moda, parlare di ambiente oggi è un fatto concreto e credo anche, lo dico come agricoltore, mi dispiace tante volte sentire, insomma, che le persone attaccano il mondo agricolo per magari discorsi, diciamo, inerenti alle lavorazioni o comunque diciamo, in campagna, però lo dico sempre, il mondo agricolo ritengo la prima persona che tutela l'ambiente, perché insomma in campagna ci siamo tutti i giorni e siamo i primi. Io dico sempre, la verdura che metto nel vaso la mangio io per primo sempre alla sera e per cui la do ai miei figli. E sono consapevole che quando faccio questo lavoro devo avere la massima responsabilità nei confronti di chi poi andrà a assaggiare il mio prodotto. Per cui io mi auguro veramente, insomma, che vengano date delle opportunità, ma credo, insomma, che il settore agricolo farà la sua parte in quello che sarà un futuro che vedo assolutamente positivo, insomma, non può essere diversamente. Un grazie veramente per questa opportunità di portarvi a conoscenza della nostra realtà. Grazie Cesare, veramente la vostra esperienza come azienda ci pare assolutamente innovativa e assolutamente in linea anche con gli obiettivi, diciamo, europei dell'Agenda 2030 anche, e quindi non possiamo che farvi complimenti per tutta questa attività e innovazione che avete portato, insomma, in azienda. Credo anche che l'aspetto, così mi permetto di fare una valutazione così personale, l'aspetto della responsabilità anche, tra virgolette, di impresa, no? Ci sia tutto, nel senso che la terra poi, insomma, rimane nostra e quindi la dobbiamo conservare e dobbiamo assolutamente, oltre che il paesaggio, garantire, insomma, un futuro alle prossime generazioni che verranno. Questo non lo possiamo non fare insieme all'agricoltura, credo che sia imprescindibile, insomma, per il futuro. Non so se Adriano aveva. Io personalmente ho una curiosità sul biologico. Cesare, quanto è stato difficile, diciamo, per la tua azienda, il processo, diciamo, di certificazione o comunque, la conversione del prodotto verso, diciamo, la produzione biologica. Quali sono stati gli step? Se c'è stato in particolare un punto di partenza rispetto a questa scelta, anche se ce l'hai già spiegato, ma quanto è stato difficile poi passare dall'idea, diciamo,
a poi la certificazione vera e propria o insomma portare i prodotti ad avere questo marchio. Sì, beh, diciamo che, allora, diciamo che la scelta di, allora, quando abbiamo fatto la scelta di andare in bio, veramente non ero proprio preparato a questa onda d'urto, non tanto burocratica all'inizio, quanto anche proprio di livello pratico in campagna, perché comunque la scelta nell'orticoltura di andare in biologico, ha ridotto in maniera importante le produzioni, perché da una pianta tradizionale che andavamo a utilizzare prima, per capirci, un ibrido che potrebbe essere un F1, vi faccio un esempio, anche se volete banale, di una zucchina, ed andare a una pianta biologica, ci troviamo con delle produzioni assolutamente inferiori, perché comunque sono piante che hanno delle produzioni decisamente inferiori. Oltretutto, poi i prodotti che possono essere utilizzati per la difesa, diciamo, della pianta dalle malattie fungine o da altri insetti è completamente diversa, però all'inizio penso che le difficoltà maggiori sono date dall'inesperienza, perché oggi, insomma, abbiamo fatto parecchi anni di esperienza, devo dire che la produzione, non dico che siamo arrivati, i primi anni, sono sincero, abbiamo il 50%, i primi 2 anni di produzione in meno perché non riuscivamo a produrre. Poi con l'esperienza, perché poi l'esperienza ti porta, il biologico ti porta a fare una rotazione obbligatoria, ti porta, diciamo, a una grossa attenzione delle specie che vai a inserire all'interno dell'orto, chiamiamolo così, insomma, attenzione un po' in tutti quelli che erano i fattori agronomici, e devo dire, insomma, che oggi possiamo dire tranquillamente di, non dico aver raggiunto quasi la produzione del tradizionale, ma ci siamo quasi, insomma. Però la certificazione parte innanzitutto da 3 anni di conversione. Tu entri in conversione, allora quando entri in conversione, il terreno che porti all'interno della conversione per 3 anni, devi, diciamo, utilizzi il manuale, diciamo, comunque tutte le regole del biologico, però non puoi vendere il prodotto come biologico, perché è un periodo di conversione, per cui tu utilizzi le regole del biologico, però non puoi vendere il prodotto. Dopo i 3 anni puoi raccogliere il prodotto, e chiaramente il biologico è fatto di regole molto severe, perché se uno, diciamo, innanzitutto per quanto riguarda le piantine, partiamo proprio dal seme. Allora, noi di solito trapiantiamo le piantine, perché abbiamo delle aziende che ci certificano le piantine biologiche, per cui il seme non può essere trattato, c'è un percorso che parte dal seme, che va alla piantina, e dopo praticamente questo percorso di certificazione, che viene fatto da un organismo, diciamo, esterno, perché ti arrivano i controlli in azienda, ti controllano sia tutta l'acquisizione delle piantine, tutta la filiera, innanzitutto, e poi tutti i prodotti che utilizzi, diciamo, per la difesa fungina o anche degli insetticidi, che diciamo che gli insetticidi, fra virgolette, stiamo parlando di piretro, sì, stiamo parlando di insetticidi che, secondo me, quelli che uccidono le mosche in casa fanno danni maggiori, però dico, allora ti controllano tutte queste acquisizioni, ma noi che abbiamo una fase, diciamo, che andiamo oltre, per cui la trasformazione, quando, diciamo, il prodotto entra in laboratorio, abbiamo tutte le materie prime che devono seguire questo percorso. Per cui lo zucchero deve essere biologico, finalmente devo dire siamo riusciti a trovare anche dello zucchero italiano biologico, grazie a Italia Zuccheri, che c'è finalmente ha messo a disposizione lo zucchero biologico, ma tutte le materie prime, cioè voglio dire, da tutti gli ingredienti che abbiamo, l'olio d'oliva piuttosto che altri ingredienti, ha delle essenze, e c'è una certificazione da parte delle aziende che ci riforniscono, e tutto questo è una certificazione che poi ti viene rilasciata. E devi ricostruire praticamente il nostro prodotto, hai tutto questo percorso, diciamo, se vogliamo, anche burocratico, molto importante, però che garantisce al consumatore la sicurezza di un biologico. Questa è un po' la difficoltà, diciamo, se vogliamo, chiamata biologico, nel senso che non è come pensa qualcuno, ma faccio biologico perché sento tante volte, ma il biologico è uguale al tradizionale. No, mi sento di dire che sia offensivo. Credo che, non lo dico perché, insomma, lavoriamo in biologico, però, insomma,
Cioè un prodotto biologico ha dei costi superiori perché comunque ha delle situazioni, insomma, di filiera completamente diverse da un prodotto tradizionale. Cioè, va riconosciuto questo tipo di rapporto, insomma. È una difficoltà che non tanto difficoltà, è una scelta che facciamo, insomma, per cui insomma, un olio biologico d'oliva non ha il costo come un olio tradizionale, anche perché anche lì devono rispettare filiere e abbiamo dei controlli molto severi, giustamente, anche perché comunque chi fa biologico sa che deve affrontare questo tipo di percorso. Grazie Cesare. Non so se Adriano aveva qualche altra domanda da porre. Io nel frattempo porto i saluti dell'assessore che nel frattempo mi ha scritto e si scusa tantissimo ma ha dovuto abbandonarci. Non so se Adriano avevi qualche curiosità particolare. Avevo due veloci domande, una per Cesare e una per Bertol. Partiamo allora io sono un biologo molecolare, quindi molto distante, diciamo, dall'agricoltura, eccetera, però ho una formazione biologica. Sarei curioso di sapere che competenze vengono richieste in un'azienda come la sua, per, diciamo, gestire questo processo agricolo che mi sembra decisamente sofisticato in confronto a un'agricoltura, diciamo, più tradizionale. Sì, beh, innanzitutto credo che cioè, effettivamente c'è una complessità, nel senso che quando si affronta un percorso quando si affronta un percorso produttivo solo inerente a quello che è l'aspetto agricolo, per cui un prodotto che si consuma anche fresco, ci sono, diciamo, dei rischi, chiamiamoli così, fra virgolette, alimentari diversi da un prodotto in trasformazione. Per cui, diciamo che quando si va verso un laboratorio alimentare entriamo in quella che è la tecnologia alimentare, per cui per un'azienda come la nostra vuol dire avere innanzitutto un tecnologo alimentare che ci segue, che ci dà praticamente, noi diciamo che prima di uscire con un prodotto in produzione facciamo tutta una serie di prove, no? Che poi andiamo a confrontare con il tecnologo per avere una base, voglio dire, di sicurezza alimentare che deve essere certa, insomma, quando andiamo nel percorso. Per cui partiamo da un percorso, anche le verdure, per tutto quello che concerne, diciamo, il pH, l'acidità, i tempi di pastorizzazione, i tempi di cottura, cioè ci sono tutte queste situazioni che devono essere discusse con il tecnologo con il quale ci confrontiamo. È chiaro che bisogna avere, diciamo, una base abbastanza solida, diciamo, di tecnologia alimentare e avere, insomma, un'esperienza, perché noi, esempio, noi lavoriamo. E per quanto riguarda, ad esempio, creme vegetale e confettura, le veriamo in bolla di concentrazione, per cui lavoriamo diciamo, chiamiamola una pentola che, per far capire in maniera molto pratica, è una pentola che viene scaldata a vapore, non è a fuoco diretto, e però diciamo che viene chiusa, crea una depressione di mezza atmosfera, per cui noi abbiamo prodotti, creme vegetali o confetture, che vanno in ebollizione a 45 gradi. Per cui andiamo a togliere l'acqua senza andare a, diciamo, a portare via le caratteristiche organolettiche del prodotto. La tecnologia ci viene in aiuto da questo punto di vista, però comunque ci vogliono basi e ci vuole grande attenzione, insomma, di tecnologia alimentare, perché sono processi comunque che vanno seguiti in maniera molto, molto, molto precisa, non va lasciato niente al caso, anche perché poi, insomma, un prodotto che va in vaso, che ha una shelf life di 2 anni, bisogna essere sicuri, insomma, che chi poi si lo mangia, insomma, abbia tutte le sicurezze del caso. Insomma, sentiamo troppo spesso di situazioni un po' così infatti io ogni tanto mi piace perché mi confronto con qualche signora magari nelle fiere che mi dice che fa giustamente la conserva, la marmellata. Allora mi piace dispensare qualche consiglio in più, nel senso che dico, piuttosto di rischiare, è meglio cucinarla molto bene, insomma, fare dei processi e di non creare rischi, perché tante volte magari si sottovaluta anche nei sottolio. Vedo parecchie persone che fanno sottolio a casa e con il botulino, cioè io dico sempre grande attenzione, perché se non si hanno strumenti per misurare, insomma, per essere certi di quello che sta facendo, bisogna avere forte attenzione. Poi
credo un'azienda come la nostra, insomma, un supporto di tecnologia alimentare per certo. Per certo. Grazie. Dottor Bartolla, lei ha parlato, ha messo il dito nella piaga del problema, credo, storico del PSR, cioè questa complessità gestionale da parte di chi accede a questi finanziamenti, presenta la domanda, attende anni per la eventuale finanziamento e dopo ha delle difficoltà gestionali decisamente notevoli. Noi come società stiamo gestendo dei progetti PSR e tocchiamo con mano queste problematiche. Ma nell'ottica della nuova programmazione ci sono a suo avviso delle azioni che possono essere prese ad esempio da Coldiretti o comunque dai diretti interessati con gli enti, ad esempio la regione, eccetera, per accelerare un processo di semplificazione che mi sembra veramente indispensabile per poter rendere veramente operativi e efficaci questi importanti strumenti. Allora, ritengo che ci sia la possibilità di migliorare e di parecchio, se no sarebbe veramente grave, insomma. E, è chiaro che non è semplice, perché il sistema, chiamiamolo così per capirci, burocratico, no? Che si è creato è molto molto complesso e non è solo alla base ma è anche alla fonte, perché poi ci sono chiaramente delle direttive molto precise che vengono imposte già a livello europeo, per cui già nel momento in cui vengono delineate le risorse per singolo misura, singolo bando, poi qualsiasi cambiamento deve passare, no, alla Commissione, deve essere approvato a livello europeo, tornare alle regioni, per cui c'è questa complicazione che parte diciamo già a monte. Poi a valle, diciamo così, nelle regioni alle volte si semplifica, alle volte invece il tutto viene ulteriormente appesantito. E qui la differenza, come molto spesso accade, lo fanno ancora le persone. Io ho visto che, insomma, alle volte ci sono dei direttori, dei funzionari, ecco, che hanno la capacità di assumersi anche delle responsabilità, di fare un passo ulteriore, di dire qui si fa così, si va avanti, no? E lì il tutto, quello che sembrava un ostacolo insuperabile perché lo dice l'Italia o perché lo dice l'Europa, improvvisamente scompare, no? E quindi vediamo che effettivamente delle possibilità ci sono. È chiaro che però io non voglio gettare la croce attorno ai funzionari, no? Perché non vorrei che poi fosse questo il messaggio che passa, perché il funzionario correttamente deve essere anche tutelato dalla parte politica, deve avere la copertura assoluta nel momento in cui la parte politica individua gli obiettivi da raggiungere, gli strumenti e i mezzi e dà questo mandato al funzionario. Il funzionario deve sentirsi con le spalle coperte, non può essere, diciamo così, soggetto magari un domani a denunce o situazioni sgradevoli, perché altrimenti e quindi sentirsi abbandonato, perché altrimenti è chiaro che mette in atto tutti quelli che sono gli strumenti possibili e immaginabili per tutelare se stesso e la sua professione. Quindi ci vuole questa sinergia, non semplice nel pubblico, me ne rendo conto, ci vuole un lavoro effettivamente di squadra fra aziende, azione politica, azione, diciamo così, della struttura, per accompagnarci tutti insieme alle soluzioni più snelle che ci sono, insomma, in alcuni casi
degli esempi virtuosi, ecco, anche di utilizzo del pubblico e delle risorse ci sono, bisogna copiarli, bisogna impegnarsi, bisogna farli, però ecco, sì, ci si può arrivare. Sì, la mia domanda partiva da una considerazione. Quando operiamo a livello diretto con progettazioni dirette fatte a Bruxelles, le cose ci sembrano estremamente più semplici ed efficaci rispetto alle programmazioni indirette dove i fondi comunitari vengono gestiti localmente. Quindi c'è la sensazione che in questa filiera di allontanamento dal centro verso la periferia, ognuno ci aggiunga del suo per complicare le cose. E poi anche nella progettazione indiretta, quindi fatta direttamente dalle autorità di gestione, eccetera, si notano delle differenze veramente abissali. Ad esempio, nei transfrontalieri ci sono dei transfrontalieri che sono estremamente complicati e perennemente in ritardo, mentre altri sono estremamente più snelli e vanno avanti tranquillamente. Eppure i soldi sono sempre dei FESR, i fondi FESR, che derivano dalla stessa fonte europea, ma vengono semplicemente gestiti in maniera molto molto diversa e con efficienze finali veramente veramente diverse. Quindi basterebbe in effetti copiare in certi casi delle buone pratiche. E poi notiamo sempre che c'è questo imprinting, diciamo, di pensare che l'azienda beneficiaria finale sia sempre lì per fregare il pubblico e mal utilizzare i fondi. Per contrastare questa percezione, e si cercano di mettere in atto una serie di paletti che poi alla fin fine arrivano quasi a bloccare proprio i programmi o a diluirli nel tempo in maniera tale che appunto il beneficiario dice: ma senti, faccio da solo, che faccio molto prima, spenderò di più, però almeno ottengo il mio risultato in 6 mesi invece che in 4 anni in una montagna di carta. Ecco, dovrei trovare il modo di far capire queste cose proprio al pubblico, a chi gestisce, alle autorità di gestione che gestiscono queste cose. Perché gli esempi ci sono, ecco. Comunque, se Bene. si impegnerà su questo, credo che più di qualcuno sarà sicuramente grato e potrà condividere con lei questo sforzo. Ce la mettiamo tutta. Tra l'altro, se posso rubarvi ancora un minuto, proprio a significare, prima lei diceva che è biologo molecolare, per cui mi ha rimandato un po' un attimino anche a quello che era il mio percorso di studi, perché io ho studiato scienze naturali e negli anni, per così riassumere quanto è cambiata l'agricoltura e quanto cambierà ancora, negli anni in cui io studiavo scienze naturali, provenendo anche dal mondo agricolo di famiglia, erano gli anni della contrapposizione assoluta fra ambientalismo e agricoltura, con una reciproca mancanza di conoscenze di un mondo e dell'altro, proprio una contrapposizione molto forte, molto, molto importante. Per cui ho iniziato a lavorare poi nel mondo Coldiretti, che pensavo, vabbè, cosa mi servirà adesso la laurea che ho fatto no, in questo mondo qua. E col passare degli anni invece non passa giorno in cui non mi debba confrontare con enti, con amministrazioni comunali, con aziende agricole su quelle che sono problematiche legate a ecosistemi, ecologia, la genetica, poi Certo. è tutto questo proprio per così rappresentare quanto l'avvicinamento e il cammino fatto dall'agricoltura in questo senso sia stato già importantissimo e lo dovrà essere ancora di più in questi anni che ci aspettano. Certo, grazie. Bene.
Io ringrazio tantissimo i relatori. Oggi abbiamo sforato i nostri tempi, però la discussione è stata molto, molto interessante. Quindi ringrazio loro per la pazienza. E tra 2 giorni sarà disponibile anche il link alla registrazione nel canale YouTube del Comune di Pordenone. Io vi saluto e ci aspetta l'ultimo incontro giovedì dedicato all'internazionalizzazione. Grazie a tutti e buona serata. Bene, Buonasera. grazie a tutti. Anna, chiudo la registrazione.